Ciao a tutti ragazzi, sono Rando87 e oggi siamo qui su Counter-Strike Global Offensive con la seconda sorveglianza che andremo a vedere insieme. E come ben sapete, alla fine devo dare, insomma, il mio giudizio a questa persona che andrò a vedere e quindi sapete già tutto se avete visto il video prima, che vi invito a vedere. E quindi, revisione a prova. Ora aspettiamo il caricamento, come potete vedere, Overwatch Mission. E devo controllare un attimo una cosa, ragazzi. Ok. Ora aspettiamo il solito caricamento che taglierò. Ok, eccoci ritornati con il sospetto. Ed erano già 9-1, quindi non si inizia dal riscaldamento come è successo col primo, ma iniziamo direttamente quando la partita è in gioco e non è, diciamo, all'inizio proprio 9-1. Proprio per i terroristi. Allora, e il sospettato sta esattamente facendo 10-10. Non capisco perché dovrebbe essere cheat, ma siccome su Counter-Strike, insomma, i cheat si possono anche camuffare, c'è maggior probabilità che li stia usando, anche se sta facendo nella smoke, tranquillo, beato, non spara. Qualcosa puzza, qualcosa puzza. Comunque, io non reporto subito, diciamo, non do direttamente il coso da colpevole, però non so. Comunque, ragazzi, ditemi se per caso, se io per caso reporto come colpevole senza ombra di dubbio. Se il tipo viene veramente bannato oppure passa prima tipo dalla, non so, forse da una sorveglianza, dalla Valve, come si dice, ma non lo so, vabbè. Ditemi comunque nei commenti, forse quelli più esperti che fanno Overwatch, perché sinceramente io non riesco a reportare uno, comunque a dare il colpevole oltre ogni dubbio a una persona che fa per una kill così a cavolo. Comunque, adesso concentriamoci sul sospetto e vediamo cosa farà. Possibile cheat, ragazzi, possibile cheat, perché avete visto il modo in cui è uscito e sembra veramente che stia usando il wall hack. I'm hack non credo, ma il wall hack può essere di sì. Lo sta camuffando, ma può essere che ce l'ha. Sta facendo 16-11 con 2 MVP. Stanno anche recuperando stranamente, forse per quel motivo là, non lo so. Comunque dovrebbe già sapere appunto dov'è. C'è assurdo. Vabbè, l'ha ucciso con la granata, forse puro ano, ma non lo si sa. Andiamo a vedere, perché ormai il suo amico, il numero 4, gli ha già detto dove si trova. Come diavolo l'ha preso, scusate. Ma questo sul serio, secondo me c'ha i cheat, ragazzi. Cioè, non voglio dare un voto che alla fine, cioè, metti caso non è colpevole, però mi sta facendo sospettare all'80%. Il prefire, attenzione. Lezzo. Ora sta mirando le porte di Long, vedendo che ci sia qualcuno. Qua è morto. 9-5 per i terroristi. I terroristi ancora non hanno vinto nessun round, quindi sembra strano. Stanno facendo una sorta di comeback. E il sospetto sta facendo 21-12, mentre gli altri stanno facendo schifo. Quindi un altro motivo in più per reportarlo come cheating. Ovviamente sì, uno potrebbe essere anche bravo, quello ci sta, però vedendo quello che ha appena fatto adesso, non lo so, ragazzi. Ok, terroristi sono in 4 perché uno è morto. Ah, sono pari.
già anche lì. Cheating ragazzi, cheating, wall hack, sicuro. Avete visto ragazzi, è assurdo. Sa che è dietro la porta. Ora sta in pratica camuffando il... sta camuffando il tutto. Ma sa già che... Wall hack. Ce la faranno o non ce la faranno? Guarda che fortuna. Incredibile ragazzi, 9 per i terroristi che adesso sono diventati antiterroristi e stanno facendo un comeback veramente assurdo. Sa già che la guarda. Assurdo. Abbiamo trovato il cheater. Il cheater che sta camuffando il cheat, cioè rendetevi conto. Allora, devo stare adesso, voilà che ne sono sicuro, sono sicuro 100% che ce l'ha. Ora devo soltanto guardare se riesce a fare altre kill strane prendendoli in testa. Perché devo capire per bene se usa anche Lime Hack. Allora, adesso B è libera. Sta ricaricando, ce n'è uno su City, sta già guardando oltre il muro per vedere dove stanno arrivando, ragazzi. Quindi wall hack assicurato. Sa già che tipo arriva da tunnel giustamente. Ed ecco il free fire. Qua vabbè la killato. Comunque forse come aim hack credo di no. Ma dico soltanto credo perché non ne sono sicuro. Sa già che là, fateci caso, guardate. Sa già che lì no. Non ha l'aim hack, non ce l'ha. Però c'ha il wall hack è sicuro ragazzi, state vedendo anche voi dalle, insomma dal video, lo schifo che è sto gioco. Io nel primo video ho detto che dovrebbero fare una protezione diciamo migliore, però anziché fare i guanti migliori, perché l'ultimo aggiornamento è stato alla fine quello e l'introduzione della nuova operazione, e con ovviamente la modifica del nuke, dovrebbero fare appunto un metodo anti-cheat molto ma molto migliore. Cioè assurdo, ma veramente. Allora, mira assistita non mi ha potuto dare prove concrete, comunque prove vere, quindi devo mettere per forza prove insufficienti. Visione assistita, quindi ottenere informazioni sulla posizione, colpevole oltre ogni dubbio ragazzi, proprio qua non ci piove, cioè è colpevole, l'avete visto e inquadrerò i momenti dove uccide persone, cioè uccide o comunque shotta anche persone, e momenti dove, ovviamente questo è tutto alla fine, momenti dove guarda attraverso i muri e sa già dove sono, cioè assurdo, vabbè. Utilizzato software serning bla bla bla. Direi di no qua. E questo qua no, perché non ha shottato nessuno. Quindi l'unico è Wallhack. Niente, in via verdetto, perché alla fine si è notato ragazzi, cioè si è notato. E basta, questo qua era il secondo video su Overwatch di Counter-Strike. Abbiamo un'altra sorveglianza, mamma mia. Ma per vedere la prossima sorveglianza, ovviamente la vorrò fare insieme a voi, quindi non l'avvierò per ora, anzi la scaricherò e basta. E raggiungiamo i soliti 5 like per la prossima appunto video sorveglianza su Counter-Strike, e vi invito a iscrivervi al mio canale e a seguire ovviamente i video che ho fatto in precedenza, cioè a vedere i video che ho fatto in precedenza. Saluto la mia ragazza che sta a Milano e forse questo sabato la vedrò, e quindi il 5 marzo. E ragazzi, saluto anche voi, vi ringrazio ovviamente insomma per il sostegno che mi state tra virgolette dando, iscrivendomi al mio canale, anche mettendo like alla mia pagina di Facebook e dandomi anche visualizzazioni sui video, perché così mi fate capire che bene o male insomma vi piacciono. Ovviamente Counter-Strike non è molto veduto, cioè molto visualizzato, non veduto, è meglio dire visualizzato, forse perché è anche meno conosciuto, forse non lo so, è molto più visualizzato
GTA 5, infatti sto portando anche gameplay adesso di quello, specialmente di gare prese a caso, così appena avviate, buttateli così a cicoria, diciamo, e basta. Quindi detto ciò, ripeto, iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire, cioè se volete seguirmi e continuare ovviamente a seguire i miei video che caricherò in un, insomma, più avanti nei giorni comunque, ragazzi. E mettere mi piace al video, condividere e anche mettere mi piace alla mia pagina di Facebook e commentare giustamente. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti.